La stessa cosa il parco delle sardine, dobbiamo solo organizzarci. Il problema è che abbiamo 1 miliardo di cose da fare, ma lo faremo. E convocare una commissione come è stata fatta al parco delle sardine, al parco talenti, in modo tale da chiamare tutti i dipartimenti e in loco farli venire. Solo una cosa volevo dire in merito all'edilizia. Vi voglio portare un esempio di un comune qui vicino, che è Pomezia, che è un comune gestito da Fucci, Fabio Fucci. Io, diciamo, noi sono sindaco 5 Stelle, noi le aiutiamo sull'edilizia. Vi porto solo un esempio. Una cooperativa ha scritto al sindaco dicendo vi vorrei incontrare perché c'è un problema sulla convenzione. La risposta del sindaco è: se tu mi vuoi incontrare, prima paga gli oneri concessori che non hai pagato negli anni e che quindi sei in arretrato, e poi forse ci vediamo. Ragazzi, il giorno dopo è arrivato un bonifico da 100.000 euro. Documentato, documentato, cioè il giorno dopo che Fabio ha scritto alla cooperativa è arrivato il bonifico, la risposta alla cooperativa, vediamoci, ecco il bonifico fatto dei 100.000 euro. Quindi, se le cose si vogliono fare e se l'organo politico, è perché lì sta il problema, se l'organo politico dà delle indicazioni alla parte amministrativa, le cose si fanno. No, vorrei specificare che i 100.000 euro erano sul conto corrente bancario del comune di Pomezia e non di Fabio Cucci. No, siccome siamo anche ripresi, evitiamo che si creino fraintendimenti. Una cosa importante da Pomezia, una cosa importante da Pomezia è che il gruppo Mezzaroma a Pomezia è stato condannato in tribunale a pagare 50.000 euro per la mancata realizzazione di opere d'obbligo. Allora, qui forse a Parco Talenti stiamo parlando di qualche cifra un pochino superiore, perché qui abbiamo un parco di 56 ettari che sta al 25% delle opere da 15 anni. Quindi anche lì è una cosa su cui possiamo andare. Sì, diciamo che il messaggio che vi volevo trasmettere è quello di dire: se noi, è da qui che dobbiamo lavorare, potessimo andare a governare. Allora, gli esempi di un governo 5 Stelle ci sono, ok? Quindi pensate cosa potremmo fare a Roma. E questo diciamo, ok? Quindi oggi noi siamo all'opposizione, quello che dobbiamo fare è studiare, fare gruppo, dare battaglia, sollevare i problemi, fare interrogazioni, però non abbiamo la bacchetta magica per risolvere i problemi, perché i problemi li può risolvere solo l'amministrazione, colui che governa. Quello che stiamo dicendo è l'esempio che vi ho fatto, è un piccolo esempio. Sapete quante cose a Pomezia sta facendo Fucci? Un governo a 5 stelle, cioè sta facendo un sacco di cose. Ha portato il bilancio preventivo a più 4 milioni di euro, cosa che non accadeva da anni, da meno 7, cosa che non accadeva da anni. Ci sono i servizi. Sì, c'è Ottavio che voleva fare un intervento. Che non abbiamo più.